Ivan Caccia è stato confermato nei giorni scorsi per un altro anno presidente del Parco delle Orobie Bergamasche, dopo una vicenda un po' intricata che ha visto anche un passaggio con la regione, è stato chiesto un parere alla regione. Ma spieghiamo il motivo di queste dimissioni prima date e poi ritirate. Sì, non sono state propriamente ritirate, cioè è stata data la disponibilità al ritiro perché nel frattempo la Regione aveva dato un parere chiarificatore che dice che l'Assemblea aveva l'Assemblea dei soci la più ampia autonomia per decidere qualsiasi cosa e quindi non c'è stato un vero e proprio ritiro della dimissione, c'è stato un qualcosa a metà tra il ritiro e la richiesta di ritiro da parte dell'Assemblea dei soci. Ciò nonostante, diciamo così, il contenuto della questione è fondamentalmente questo. Io ho presentato le dimissioni unicamente per sollevare la problematica legata a questo progetto di fusione tra il Parco Robe Bergamasche e Valle Valtellinesi previsto dalla legislazione regionale, che lo scorso novembre ha introdotto questo principio di razionalizzazione del numero e della quantità dei parchi. Una riforma approvata dal Consiglio regionale, anche condivisibile, come ho detto più volte, ma che mette diciamo così, una forte preoccupazione tra questi due istituti che hanno in Lombardia tra le superfici più ampie e sono divisi dalla catena montuosa delle Orobie. Quindi le dimissioni servivano ad evidenziare questo tipo di problema. A me fa piacere che l'Assemblea abbia dovuto discutere anche di questo, oltre che del fatto che fosse necessario darmi mandato di proseguire questo anno per non sabotare, ma proporre fare una proposta alternativa a questo progetto di fusione tra parchi, e abbia quindi l'Assemblea dei soci discusso anche nel merito di questa riforma, di questa necessità, e abbia trovato anche, ad esempio, che il Parco delle Orobie Bergamasche ha bisogno assoluto di intervenire anche sul proprio statuto, che ha delle incongruenze, si è visto proprio in questa frangente, che vanno assolutamente corrette. Quindi il mandato prosegue per questo anno di proroga concesso dalla Regione a tutti i presidenti dei parchi per attuare la riforma, ma prosegue con il dettato da parte dell'Assemblea dei soci a procedere in una direzione che vada non verso la fusione dei parchi, ma per mantenere l'autonomia tra questi parchi, magari mettendo però assieme dei servizi. E mi ha fatto piacere il fatto che non solo il Presidente della Comunità Montana, ma anche il Presidente della Provincia Rossi, che è un esponente del Partito Democratico Provinciale, abbia condiviso questa linea e mi abbia accordato fiducia ancora per questo anno.